cercando di comprare più roba possibile. Avete paura che le scorte finiscano? Sì, dato le nuove ordinanze. Quando avete deciso di venire a fare la spesa di notte? 10 minuti fa, quando abbiamo visto che era tutto firmato. È accaduto nella notte a Roma, dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio sull'estensione territoriale delle misure di prevenzione al contagio. C'è chi si è presentato nei supermercati aperti 24 ore su 24. File contingentate scorrono lungo il perimetro degli edifici. Siamo scesi appena presa la notizia e siamo venuti a fare la spesa. Di che cosa? I beni di prima necessità. Quello che può servire, pasta, scatole, olio, tutta sta roba così. Abbiamo capito che la situazione domani sarebbe stata inqualificabile ai supermercati, e visto che non abbiamo praticamente nulla dentro casa perché non siamo gente da fare scorte, facciamo una spesetta per i prossimi giorni finché la situazione si riprende. Nella notte corsa ai supermercati anche a Palermo, Torino e in Abruzzo. Sintetizzare con l'espressione "io resto a casa", non ci sarà più una zona rossa. È importante ricordare che le misure entrate in vigore oggi non prevedono la chiusura dei negozi di generi alimentari e il governo ha ribadito che gli spostamenti non sono vietati per necessità, come quella di fare spese alimentari.